Allora, eccoci qua. Eccoci qua. Dopo un 1-1, un 1-1 che secondo me era scontato, non tanto il risultato finale 1-1 quanto più il pareggio. Me lo sentivo, ve lo ricorderete, ne avevo già parlato, così alla fine è stato, rimane tutto lì, fermo, immobile. Gran peccato. Come vi dicevo, io non avrei firmato per il pari. Assolutamente no, perché era un'occasione molto ghiotta e credo anche che la Juve abbia cercato di prendersela questa occasione, perché la Juve ha avuto un approccio che non mi aspettavo, devo dire la verità, assolutamente un approccio che non mi aspettavo. E nel primo tempo è partita bella aggressiva e anzi siamo andati anche in vantaggio, siamo pure andati in vantaggio noi con un gol di Dusan Vlahovic sul primo assist stagionale di Federico Chiesa. Una Juventus che per tratti, larghi tratti del primo tempo, andava a pressare in avanti con McKennie che usciva su Acerbi, andava a formare una sorta di tridente, quindi McKennie, Chiesa e Vlahovic sui tre centrali dell'Inter, con Nicolussi Caviglia che andava a prendere Çalhanoğlu, con Rabiot e McKennie che andava a prendere le mezze ali dell'Inter e poi i nostri tre difensori centrali dietro che andavano un pochettino ad aggiustarsi sui tre attaccanti, sui due attaccanti. Insomma, una Juve che, ripeto, in maniera così aggressiva non me l'aspettavo, una Juve che va in vantaggio, una Juve che prende anche un gol in una maniera un po' non da Juve, possiamo dire così, perché il gol che abbiamo preso, ragazzi, secondo me è il maxi concentrato di tutto quello che non abbiamo subito a livello di gol nelle partite precedenti, perché abbiamo avuto un over performing della difesa impressionante secondo me nelle partite precedenti, dove non ci sono praticamente mai stati errori singolarmente difensori centrali. Stasera abbiamo deciso nella partita più importante di farli tutti insieme, perché Rugani fa un'uscita scellerata, purtroppo dopo tante prestazioni fatte bene fa quell'uscita lì che non ci stava, lì serviva prudenza. Poi abbiamo Bremer che invece che essere aggressivo su quel taglio preventivo diagonale, segue ovviamente la diagonale perché Rugani è uscito, invece aspetta Thuram, invece che intervenire quella cosa lì, e crea un problema, la roba lì crea un problema, perché poi Thuram ha la possibilità con un tocco di allungarsela ed andare sul fondo e crossare dentro per Lautaro, che viene perso da Gatti. Quindi c'è Rugani che deve essere cauto e invece va aggressivo, Bremer che deve andare aggressivo invece ci va cauto, e Gatti che si perde il giocatore dell'Inter. Gatti che se l'era perso due volte in realtà, si era già perso anche in occasione di un colpo di testa con la Juve, che aveva avuto una grande occasione con Chiesa sul mancino e poi il mancino di Chiesa regala l'1-0, perché adesso rielaboriamo anche il nostro gol. Mancino di Chiesa e destro di Vlahovic, piede invertito, e la Juve va in vantaggio così. Peccato veramente che dopo, quanto sarà passato? 4, 5, 6 minuti? Una roba del genere? Siamo andati a rifregarci con le nostre mani, perché abbiamo veramente preso un gol da polli, un gol che non è della Juve che abbiamo visto nelle ultime partite, che poi questa qua non è stata la Juve che abbiamo visto nelle ultime partite. Questa è stata una Juve che ha cercato di giocare aggressiva, che ha cercato di portare a casa il risultato nel primo tempo. Nel primo tempo. Nel secondo invece, ragazzi, c'è poco da dire, ma veramente poco da dire, perché noi non abbiamo visto il pallone. Cioè nel secondo tempo è stato un assolo dell'Inter, un dominio dell'Inter, che si è un pochettino andata a riprendere quelle distanze che forse erano mancate o robe del genere. Se nel primo tempo l'Inter ha giocato molto basso perché la Juve giocava prevalentemente nella metà campo dell'Inter e cercava tramite il pressing alto di tenerli lì, nel secondo tempo noi ci siamo abbassati, loro sono venuti fuori, abbiamo rinunciato completamente a cercare di fare il gol per andare nuovamente in vantaggio e abbiamo semplicemente accettato il fatto che l'Inter potesse palleggiare. Poi io vi dico la verità, mi rielaboro un pochettino la partita in testa, perché a me il pari è giusto. Per me né la Juve né l'Inter avrebbero meritato di vincere questa partita, nessuna delle due, perché è stata una partita alla fine equilibrata, un tempo a testa, la Juve ha giocato il primo, l'Inter il secondo, giocato in maniera differente, perché la Juve anche nel primo tempo, che è sembrata la squadra più pimpante della partita, la palla l'ha avuta poco, ma la Juve è una squadra che la palla
difficilmente ce l'ha. La palla la Juve non la vuole, non sappiamo. Delle due si fa delle prestazioni convincenti perché la mette sull'intensità, sulla corsa, sul pressing, su quelle caratteristiche lì. E la Juve quelle cose lì le sa fare, è inutile. E si vede, quando le fa, la Juve ha un altro volto, un'altra faccia. Poi è ovvio che non devi sbagliare quelle uscite lì, ma quella non è un gol che lo prendi perché pressi, è un gol che prendi perché sbagli. Sono concetti differenti. È stata una partita equilibrata, dicevamo, e quando le partite sono equilibrate, nei giorni scorsi abbiamo affrontato questo argomento più e più volte, a fare la differenza sono i giocatori che dribblano. E se da una parte Federico Chiesa era stato l'uomo della grande occasione, sparata alta col mancino, e poi è diventato l'uomo che si carica la Juve sulle spalle, va a trascinare un pochettino la squadra, si porta dietro l'Inter, la mette dentro per Vlahovic che di prima fa il gol, quindi quel giocatore che in velocità e puntando l'uomo può creare superiorità numerica e far saltare un po' gli schemi e anche le coperture difensive preventive, dall'altra parte c'è stato Thuram ed erano i giocatori che avevo messo in copertina, erano due giocatori che avevo detto segniamoceli perché sono quelli che fanno saltare il banco. Sono anche i due che avevo contro il fantacalcio. Questo è un altro discorso, però sono quei giocatori che quando prendono la palla, due squadre a specchio, due squadre che fanno magari riferimento uomo su uomo, se salti il tuo diretto marcatore poi devi riorganizzarti, perché oggi l'abbiamo proprio visto, McKennie su Acerbi, Chiesa su Darmian, Vlahovic su De Vrij, Rabiot su Barella, l'eterno scontro Rabiot-Barella, perché tutte le volte che giocano Juve-Inter quello lì è lo scontro in generale. McKennie su Mkhitaryan, che poi andava Nicolussi su Çalhanoğlu, e poi avevamo un difensore che usciva su Mkhitaryan, e poi gli altri due che andavano a prendersi invece gli attaccanti. Comunque questa è stata un po' la volontà della Juve per andare a cercare di arginare l'Inter, con McKennie che faceva un po' gli straordinari ovviamente, perché doveva dare una mano sia all'attacco che al centrocampo. McKennie secondo me l'ha fatto anche bene, è stato un giocatore intenso, e mi ha fatto molto paura infatti poi il subentro di Cuadrado. Cioè quando è entrato Cuadrado già io avevo la paura che potesse finire con un Cuadrado decisivo per l'Inter, e magari al 90esimo lì ero già diventato matto. Però per caratteristiche era un giocatore che usciva dagli schemi per l'Inter, come lo è Thuram, quei giocatori che puntano, saltano all'uomo, vanno, creano superiorità. E quindi ho detto, cavolo, è l'ennesimo giocatore, l'ennesimo no, perché ne è un pochi, però è quel giocatore che appunto va a cambiare un pochettino la dinamica della partita. Per fortuna non è stato così, anzi Cuadrado è stato super fischiato dallo stadio, poi magari ne parleremo in un altro contenuto. Si è preso pure un cartellino giallo su Kostic, che poi gli ha reso il favore, gli ha ridato indietro quella panetta, diciamo così, giallo su giallo a tutti e due, e fine della discussione. Prima volta da titolare per Nicolussi in stagione, non me lo aspettavo, devo dirvi la verità, perché è un giocatore che praticamente non era mai stato preso in considerazione, non me lo aspettavo come titolare. Poi domani ne parliamo nelle pagelle. Secondo me non ha fatto male nel primo tempo, dove la Juve cercava di fare la partita. Nel secondo tempo invece, quando doveva rincorrere i giocatori dell'Inter, il centrocampo dell'Inter, l'ho visto un po' fuori fase, ma credo anche che sia normale, scontato, perché comunque era la sua prima partita di quel livello lì in carriera, e ci mancherebbe altro, sarebbe stato forse più strano il contrario. Sono soddisfatto di questo pareggio, di questa prestazione? Faccio fatica a dirvi pienamente sì, perché stasera volevo vincere, e quando siamo poi andati in vantaggio ho detto bene, adesso dobbiamo fare quello che solitamente facciamo quando facciamo gol e che fino adesso ha funzionato, e invece no, non l'abbiamo fatto, e probabilmente sarebbe stato problematico perché l'Inter avrebbe accelerato. Secondo me all'Inter il pareggio andava bene, alla Juve il pareggio andava bene, e se sono partite in maniera forte la Juve più che altro, l'Inter sapeva, insomma l'Inter è una squadra che ha molta fiducia in se stesso, no? In se stessa, sa che sa fare determinate cose. Invece la Juve è una squadra che la fiducia questa sera l'ha dimostrata, ma secondo me non è ancora al pieno
della fiducia, non ha fatto il pieno di fiducia, quindi ha detto parto forte, poi vediamo che cosa facciamo nella seconda parte. Ed è venuta fuori sta roba qui. Poi le due squadre sul pari andava bene, probabilmente tutte e due hanno pensato vabbè me la gioco poi sulle prossime, in cui la prossima l'Inter incontra il Napoli, poi quella dopo l'incontra la Juve, quindi potrebbe esserci una sorta di montagna russa in classifica nelle prossime giornate, nelle prossime due giornate nello specifico, quindi magari il Napoli che rosicchia qualche punto all'Inter, poi lo rosicchia la Juve, che ne so, un paio di pari o una vittoria da qualche parte, poi la Juve vince, l'Inter potrebbe esserci questo andamento qua. E alla fine, secondo me, non hanno voluto farsi male, perché se poi saltava il banco bastava un'uscita sbagliata da un certo punto di vista e finiva male per tutte e due, quindi secondo me alla fine poi si sono accontentate. Sulla prestazione, come dicevo, sono stato molto sorpreso in positivo nel primo tempo, perché non mi aspettavo una Juve così aggressiva e così vogliosa. Nel secondo tempo invece mancato tanto. Ci portiamo a casa questo punto, che è meglio che aver perso, ma non è quello che volevo, con la consapevolezza che adesso il campionato invece è ancora aperto, perché una sconfitta secondo me avrebbe ucciso il campionato. 5 punti a questa Inter, fai fatica un po' dopo a recuperarli. Due punti in realtà non è ancora impossibile. Certo, dare a più uno sarebbe stato meraviglioso, un più uno non voleva dire comunque niente, però ancora sotto di due con uno scontro diretto in meno da giocare, con quest'Inter qua che mi aveva proprio l'impressione comunque di essere una squadra che quando mette la linguetta su on poi si accende tutto, sono ancora difficili ma non impossibili. Questa sera ci prendiamo nel bicchiere mezzo pieno, nel bicchiere mezzo vuoto, cioè, il bicchiere a metà, poi pieno vuoto lo vedremo, il bicchiere a metà. Fatemi sapere un po' la vostra qui sotto nei commenti, un mi piace a questo video e vabbè, poi domani mattina arriverà un nuovo contenuto in cui parleremo di altre cose. Ciao.